Giornate davvero speciali qui a Pegli, due giornate con un grande evento, il Pegli Freestyle Show, dedicato a tantissimi ragazzi speciali che si stanno divertendo tantissimo. Carolina, ricordiamo che cosa avete proposto loro. Allora, questa mattina a partire dalle 9.30 abbiamo accolto circa 300 ragazzi provenienti da tutta Italia, soprattutto Nord Italia, Liguria, e li abbiamo fatti divertire facendoli provare l'ebbrezza della moto con il campione Vagnodera, prima lo show e a seguirli a portati in moto. Abbiamo fatto delle premiazioni perché fra di loro ci sono degli atleti di fama internazionale, c'era Vittoria, una campionessa di tennis tavolo, c'era la nazionale di calcio BIC, insomma degli atleti veri. E poi si sono divertiti tutti, sono andati a fare giri in barca grazie a Fisherlandia che li ha portati sulle barche, sui gommoni, hanno potuto sperimentare i go-kart, la neve sintetica, insomma è stata una giornata di sport a 360 gradi per tutti. Una Pegli vestita a festa per una missione sociale davvero importante. Sì, veramente importante, questo evento è un evento autofinanziato. Ci abbiamo creduto tutti, questa piccola delegazione ha fatto vedere quanto può essere grande il suo cuore. Noi siamo molto orgogliosi, e noi siamo pochi a aver organizzato questo, siamo in quattro, ma in realtà abbiamo sentito l'unione di tutti questi persone, commercianti, privati che ci hanno aiutato a offrire a tutti questo show unico nel suo genere. Ecco, in fase di coinvolgimento avete lavorato per diversi mesi. Sì, abbiamo iniziato a preparare tutto circa a luglio dell'anno scorso per poi arrivare alla parte finale della preparazione della manifestazione da settembre ad oggi, lavorando in quattro quasi tutti i giorni e tutte le sere per arrivare a un risultato di questo genere, di questa manifestazione unica. Lo spettacolo di Vagnodera è stato eccezionale. Sì, è stato molto particolare perché in giro per l'Italia non si può vedere uno show con doppia rampa, con due kicker, un landing diverso da quanto si vede in giro, perché di solito fino ad oggi è stato esclusivamente visto all'ECMA ed è la prima volta che viene trasportato in una cittadina così piccola come Pegli. La risposta del pubblico, delle istituzioni è stata importantissima. Molto importante, ieri abbiamo riempito l'arena ed è una cosa che non si vedeva, ahimè, da un po' di anni perché purtroppo ci siamo bloccati, ma anche nelle edizioni precedenti non c'è stato questo grosso affluenza come ieri. Questa mattina era dedicato ovviamente ai ragazzi speciali, ma insomma sono stati numerosi, e ora alle 13 e alle 18 avremo gli altri due show e ci aspettiamo veramente un afflusso ingente.